Buongiorno amici, bentrovati. Allora, andiamo subito avanti con il libro di Vadim Zelam, il Transurfing in 78 giorni. Siamo arrivati al giorno 21. Vado! Il verdetto dell'arbitro. Dichiarazione. Per tutta la vita mi hanno fatto prediche e ancora oggi c'è chi continua a insegnarvi dove dovete essere. Come dovete comportarvi, cosa dovete leggere, a cosa dovete aspirare. Ora però basta, prendetevi il pieno diritto di fissarvi i vostri canoni personali. Spetta a voi decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, giacché siete voi a formare lo strato del vostro mondo. Siete in diritto di definire giusto ciò che gli altri ritengono errato, a patto che ciò non sia il danno ad alcuno. Sfruttando il privilegio di emettere il vostro verdetto, vivete in conformità al vostro credo. Il diritto di emettere il verdetto dell'arbitro significa libertà da circostanze oppressive, da tutto quanto incupisce la vostra vita e vi crea ostacoli nel cammino verso il vostro fine. Ciò vi aiuterà ad acquisire una pacata sicurezza. Interpretazione. Nella nostra vita ci sono tante opinioni, quante persone. Gli uni dicono nero, gli altri dicono bianco. A chi credere? Ricordatevi sempre che il mondo è uno specchio e concorda con tutti coloro osino mettere il proprio verdetto. Voi però non siete degli specchi, voi siete o coloro che accettano i verdetti altrui o gli arbitri che emettono i propri. Ne consegue che la questione di quale verità si debba ritenere unicamente giusta o da che parte stare, se dalla parte dei neri o da quella dei bianchi, cade da sola. Ora voi potete definire per voi stessi la vostra personale verità. Ho deciso così perché io sono l'arbitro della mia realtà e questo funzionerà senz'altro perché a vostra disposizione c'è lo spazio delle varianti e lo specchio duale, ovvero tutto il necessario per l'incarnazione in realtà dei vostri progetti. C'è solo un'unica condizione da rispettare. Voi dovete veramente avere l'audacia di sfruttare il vostro diritto. Se vi fate assalire dai dubbi o dai rimorsi di coscienza, il verdetto perde di vigore e voi rischiate di trasformarvi da legislatore a imputato. Dubitando, comunque sia, agirete in modo non corretto. Non si tratta di capire quanto giustamente pensate e operate, ma quanto siete sicuri del vostro essere nel giusto. L'unica cosa che non bisognerà permettere è che la volontà dell'arbitro si trasformi in diktat della ragione. Il verdetto ha forza solo se l'anima e la ragione sono unite e concordano. Chi non ascolta la voce del proprio cuore non porta a compimento il proprio verdetto, ma compie solo errori. Bene, signori! Per il giorno 21 siamo a posto, è finito. Ci vediamo per il giorno 22. Ciao, 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 ciao. Forza e coraggio e ricordate, vi voglio sempre bene. Ciao.